Luca di Grassi, nuova gara è praticamente, tu non sei tedesco ma è la tua gara di casa perché sei uomo Audi, e come ti prepari? Se la gara di Audi, per noi è una gara molto importante, l'extra motivazione e anche pressione per fare bene. E qui è molto diversi, perché specialmente per l'asfalto, come si parla? L'asfalto è molto, molto diverso, per questo il setup, il consumo di gomme, tutte queste sono molto importanti per questa gara. Ecco, parlando di gomme e parlando della stagione prossima, sarà un bel problema correre qui con una sola macchina tutta la gara? Sì, noi non ho ancora ascoltato esattamente come fa per il gomme, se c'è 1, 2 set, 3 set, non lo so, ma la gara non c'è pit stop, per questo bisogna fare 45 minuti con un set di gomme con più potenza, più torque, per questo va a essere tricky per fare tutta la gara. E qui dicevi di pressione, di naturalmente casa Audi, siete in rimonta, avete iniziato molto male quest'anno, però nelle ultime gare state un po' risollevando tutto. Sì, abbiamo le ultime 3-4 gare, abbiamo fatto quella gara senza problema della macchina, e per questo abbiamo avuto qualche buon risultati. Il target per questa gara ovviamente la vittoria, ma vamo a fare il più punti possibile, anche possibile per finire top 3 del campionato, logica, matematicamente è possibile da vincere, ma molto difficile, ma per arrivare al top 3 è un risultato buono. Dopo quell'inizio del campionato abbiamo una macchina che è troppo veloce in gara, non fare il possibile. Ma tu dici sempre che nella Formula E non si può mai sapere quello che succede da un minuto all'altro, e io non ci credo che un Lucas di Grassi non pensi al campionato. Sì, anche ce l'hai le chance, sì, come si parla per me, se ce l'hai la chance matematica da vincere, esatto, io voglio lavorare per quello. Ma è molto difficile, io sono un realista, voglio lavorare per vincere ogni gara, ma i risultati per vincere il campionato non dipende solo da me. Jeff, bisogna non fare senza punti, questo è difficile. Parliamo un po' di Formula E in generale, tu sei uno dei pilastri della Formula E, cosa ne pensi di questo stupendo momento che sta vivendo la categoria, che è cresciuta così tanto in questi 4 anni? Quando noi abbiamo iniziato la Formula E nel 2012, abbiamo confidenza che l'industria va a accettare il veicolo elettrico molto più facile. È stato 4 anni per Formula E per arrivare a questo livello, e adesso abbiamo 11 manufacturers, abbiamo tanti nomi famosi, adesso Felipe Massa ha segnato con Venturi, abbiamo un grid fantastico, una categoria troppo forte, tante persone buone che adesso arrivano, tanti sponsor, partner, media, e la Formula E va a crescere sicuramente nei prossimi 5 anni, 6 anni. E complimenti a tutta la Formula E e anche a te, perché anche tu ci hai creduto forse per primo. E anche a te, perché è anche stato qui dall'inizio, sì, con una piccola camera, fatto così. Te lo ricordi sempre. Grazie, ciao e in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao.